inizia l'anno 2018-2019. Come sempre siamo al vostro servizio e vi invito a seguire sempre questa bellissima trasmissione di Edilizia Sicura. Troverete periodicamente sempre le nostre novità, come l'anno scorso ne abbiamo avute tante, quest'anno avremo NZEB, avremo il continuo del BIM che è importantissimo e grandissima novità, abbiamo già avviato la nostra app, siamo in grado di fare tantissime cose che riguardano i nostri cantieri. Noi cerchiamo sempre di stare avanti, davanti ai problemi, avanti come tecnologia, come impostazione, come lavoro. Noi oggi non siamo solo formatori come nel passato, passato oserei dire remoto, ma oggi siamo formatori, ma soprattutto collocatori di esperienze, di ragazzi che trovano il posto di lavoro. Questo mi dà grande soddisfazione. Eco e sisma bonus per le imprese e i condomini è il titolo del convegno organizzato all'interno di Farete dal Collegio Costruttori Edili ANCE Bologna, ANCE Ferrara e ANCE Modena e da Confindustria Emilia Area Centro per fare il punto sulle novità e sugli aspetti normativi, tecnici, costruttivi e fiscali che riguardano gli interventi di riqualificazione sismica e di efficientamento energetico degli immobili per un rinnovo conveniente del patrimonio abitativo e produttivo. Quali novità stanno trainando, stanno indirizzando il settore dell'edilizia in questo momento? Ma dunque, è chiaro che molta aspettativa sul campo dell'edilizia privata l'abbiamo per l'applicazione degli incentivi di Ecobonus e Sisma Bonus, che dovrebbero essere quelli che lanciano definitivamente la ricostruzione, rigenerazione, riadattamento dei fabbricati, di edilizia soprattutto residenziale per quanto riguarda sia l'energetica che l'adeguamento alle normative sismiche. Stiamo lavorando in questo senso per cercare di rendere attivi al massimo e in tempi molto rapidi questo tipo di attività. Parliamo di innovazione, la strada è sempre quella di sicurezza ed efficientamento. Che cosa cambia dal punto di vista normativo? Fino al 31 dicembre 2021 chi mette in sicurezza la sua abitazione, quindi migliorandola sotto il profilo sismica, ma anche sismico, ma anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico, può recuperare direttamente ben l'85, fino all'85% delle spese sostenute o in dichiarazione dei redditi, ovvero, e questa è la novità importante, pagando mediante la cessione di un credito d'imposta, cioè di queste spese sostenute che vengono sostanzialmente devolute direttamente all'impresa esecutrice dei lavori, ovvero comunque a un soggetto, a un'impresa collegata con l'intervento stesso. Quindi sostanzialmente io ho una monetizzazione immediata di quanto spendo e quindi mi rimane a carico solo la differenza tra quanto effettivamente spendo e l'85% dell'importo. Quindi pago con un 15%, io rimetto a nuovo la mia casa, ma è soprattutto sotto il profilo sismico e sotto il profilo energetico una casa efficiente, quindi con un miglioramento anche della sicurezza e della qualità dell'abitare. Parliamo quindi di una piattaforma particolarmente innovativa che appunto va a completare questo piano di ecobonus per migliorare le abitazioni e i condomini. Sì, si tratta di una piattaforma digitale dove tutte le imprese possono inserire l'intervento programmato sui vari immobili e su questa piattaforma digitale intervengono anche operatori del settore dell'energia che possono studiare questi interventi e vedere come completarli per realizzare poi, in base a una contrattazione specifica, un intervento più complesso dove verranno inserite le migliori tecnologie per l'efficientamento energetico. La piattaforma ha lo scopo di semplificare tutte quelle che sono le complessità della normativa, di raccogliere tutta la documentazione che deve essere conservata per 16 anni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per tutti i controlli. Quindi l'obiettivo della piattaforma è rendere più semplice alle imprese realizzare in pratica questo che è un intervento assistito da una cessione del credito, che è un'operazione complessa perché parliamo di crediti fiscali e quindi bisogna prestare la massima attenzione. Da Farete, il meeting delle imprese giunto alla sua settima edizione, approfondimenti e linee guida per capire a che punto è e verso quale futuro sta andando il settore dell'edilizia nel nostro paese e in Emilia-Romagna.
Ad Agi Bologna stiamo cercando anche attraverso l'amministrazione di Farete uno stretto collegamento fra le aziende per fare matching, per cercare di mettere a fattore comune tutta una serie di situazioni che le imprese singolarmente, anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, farebbero fatica a sopportare. Forse il periodo peggiore l'abbiamo messo alle spalle, non è ancora un momento fiorente, riusciamo a intravedere qualche barlume di luce. Viviamo in un momento dove anche le istituzioni non ci danno una mano. Faccio riferimento preciso agli appalti pubblici, il nuovo codice degli appalti pubblici di fatto, anziché agevolare la ripresa di un lavoro, quello del pubblico che era la salvezza, l'ancoraggio delle imprese che operavano nel settore, ha fatto sì che tutto si rallentasse, tutto si inchiodasse e gli investimenti pubblici si sono particolarmente fermati. Quello che noi ravvediamo che possa essere migliorato, che deve essere in qualche modo cambiato appunto nel codice, è la mancata valorizzazione delle imprese del settore, del territorio. Bologna esprime una ricchezza di imprese, per cui è bene che il pubblico, una volta che pensa di fare interventi che riguardano la collettività, abbia la possibilità di operare coinvolgendo il settore, le imprese, per creare ricchezza che rimangono appunto sul nostro territorio. È evidente che il codice dei contratti degli appalti sicuramente aveva la lodevole intenzione di semplificare, di ridurre per passare da un sistema impositivo a una soft law e quant'altro. Se poi non metti in atto i decreti attuativi, è chiaro che questo in realtà è stato un peggioramento paradossalmente da questo punto di vista. Quindi quello che era una buona intenzione si è rivelato, soprattutto perché non c'è stato quel vero dialogo con gli operatori del settore, si è rivelato un boomerang, perlomeno sul breve medio periodo. Un casco deve proteggere da urti, proteggere da oggetti che cadono. Deve proteggere se un oggetto a punta cade sul casco. Cadendo sul casco deve avere una certa distanza fra testa e calotta, in modo che l'oggetto non arrivi a toccare il cranio. Del casco la parte fondamentale, la parte più visibile, è la calotta. Calotta che è sempre tonda, perché la figura tonda è più facile da produrre ed è più resistente. Classiche sono le nervature, che fin dall'inizio della storia l'uomo ha aggiunto nervature al casco per aumentarne la resistenza. Il ragno di appoggio alla testa, oggi con i materiali sintetici è possibile avere delle parti leggere e molto resistenti. L'adattabilità, la misura del casco deve essere quella giusta per la mia testa. L'edilizia sta andando nella riqualificazione, si faranno sempre meno edifici nuovi, sempre meno lottizzazioni nuove e sempre più riuso degli immobili esistenti, sia nelle città ma anche nel territorio e quindi in zone meno popolate. Crediamo come costruttori che sia sacrosanto, perché è inutile continuare a sprecare suolo quando abbiamo tanto patrimonio costruito in Italia. Si tratta però di qualificarlo, di valorizzarlo, perché molto di questo patrimonio è lasciato andare e quindi avremo delle sfide nuove come costruttori. Ecco, quali sfide e in che modo si affrontano? Allora, certamente anche dal punto di vista tecnologico dovremo migliorare e sfruttare quelle che sono le nuove tecnologie che esistono. Ci dovrà essere una crescita tecnologica per quello che sono le imprese, ma sarà anche diverso dal punto di vista organizzativo. Una cosa è acquistare un lotto di terreno da un proprietario, una cosa è invece intervenire su un condominio dove ci sono tante esigenze e tanti proprietari. Quindi anche la preparazione e l'acquisizione dei lavori cambierà sicuramente per noi. L'importanza della formazione, quindi, per rimanere aggiornati e formati appunto su tutte le novità che coinvolgono il settore edile. Sì, dicevo, la formazione certamente, partendo già dal livello più alto, quindi per i progettisti, i direttori dei lavori, che possono così sviluppare soluzioni nuove per recuperare immobili che altrimenti sarebbe ben difficile pensare di poter fare con le tecnologie tradizionali. Un
uno sguardo verso il futuro, cosa si fa o cosa si può fare per impattare sempre meno sull'ambiente? Allora, noi abbiamo già iniziato da tempo a lavorare sulle aree di riqualificazione urbana e Bologna in particolare ha diverse aree di questo tipo. Credo che questo rappresenti assolutamente il futuro. Si tratta quindi di andare ad intervenire su delle aree già spese dal punto di vista urbanistico, quindi dove ci sono degli edifici costruiti magari per attività produttive o attività direzionali che non hanno più questa vocazione a livello urbanistico, ma piuttosto, visto che la città cresce, hanno una vocazione più nell'ambito del residenziale. E quindi in queste aree la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici permette di riqualificare l'area, di ridare alla città un'edilizia di altissima qualità, perché parliamo sempre di edifici antisismici in classe energetica elevate, spesso anche di liberare del verde, perché per esempio in un intervento che abbiamo fatto noi qualche anno fa in via, in zona, in quartiere Savena, c'era una concessionaria d'auto il cui capannone copriva interamente l'area. Questo volume è stato demolito e recuperato in altezza, restituendo al territorio delle aree verdi importanti, aree verdi private, ma che ora ovviamente abbelliscono e migliorano sicuramente tutto il territorio circostante. L'Università di Bologna coordina il progetto europeo Ruritage, che ha l'obiettivo di promuovere una rigenerazione delle aree rurali e renderle esempi di sviluppo sostenibile sotto tutti i punti di vista, sociale, economico e ambientale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Per i prossimi 4 anni, 37 partner europei e 2 sudamericani hanno messo a punto 6 aree di innovazione entro cui sviluppare i modelli e le strategie di rigenerazione delle zone rurali, partendo da quanto è già stato messo in opera altrove. L'obiettivo è quello di partire da una ricchezza incredibile che il patrimonio rurale ha in termini di risorse naturali, culturali, in termini di persone, perché abbiamo circa un terzo della popolazione europea che vive nelle aree rurali, e anche di produzione di prodotto interno lordo, che è comunque molto rilevante, ma d'altra parte queste aree affrontano anche delle crisi, delle sfide legate all'abbandono, alla disoccupazione, a problemi anche di degrado dell'ambiente. Quindi attraverso questo progetto cerchiamo di fornire a questi territori gli strumenti per valorizzare dal punto di vista ambientale ma anche economico i territori per ridare loro nuova vita. Quindi l'edilizia si pone un po' come materia anche trasversale in questo senso? Assolutamente, assolutamente l'edilizia, e comunque un progetto che riguarda sia gli aspetti fisici che sociali che economici, diventa il motore trainante di questa rinascita. Lavoreremo anche sul tema della resilienza, della ricostruzione post disastro naturale, con un caso tra l'altro in Italia, l'unico replicator che abbiamo in Italia, che è il comune di Appignano del Tronto, dove andremo a capire come si può ragionare sia in termini preventivi rispetto ai rischi naturali, loro sono stati comune terremotato durante l'evento del sisma delle Marche, ma anche come il patrimonio culturale, quindi attraverso la valorizzazione delle risorse locali, si può costruire un nuovo sistema e dare nuova vita a questi territori. Questo è l'anno europeo del patrimonio culturale, quindi l'idea di fare del patrimonio un tema centrale delle politiche europee non si riferisce soltanto alla direzione cultura, ma si riferisce più in generale a tutta la Commissione. Che cosa si vuole fare? Si vuole sollecitare una nuova forma di partecipazione attiva, cioè queste aree devono riuscire a pensarsi non più come delle aree marginali o residuali rispetto alle grandi aree urbane dove si prendono le decisioni, dove si attirano le grandi risorse, ma si tratta di sviluppare un nuovo protagonismo che aiuti le comunità locali a ritornare a essere propositive dal punto di vista dell'innovazione. Qualche progetto nello specifico per l'Italia invece? Beh, per l'Italia ora questo è un tema
che sta, come dire, aggregando interessi sempre maggiori. C'è tutta la tematica delle cosiddette aree interne, che in Italia in realtà si sviluppa già da vari anni e ha peraltro un ufficio di progetto specifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi esiste effettivamente uno sforzo progettuale importante, esistono tanti progetti che vengono oggi portati avanti, pensiamo per esempio a tutta la tematica delle aree interne afflitte dai problemi sismici, dal terremoto. Ecco, da questo punto di vista quindi c'è effettivamente una progettualità interessante in cui frutti però probabilmente riusciremo a vedere tra qualche anno, però va detto che anche le aree apparentemente più marginali oggi conoscono un ritorno interesse anche da parte dei giovani spesso nati in queste aree, che a volte anche dopo esperienze importanti all'estero provano a tornare su questi territori e a proporre qualcosa di nuovo, un segnale di grande speranza per il futuro. Tra i corsi di aggiornamento e formazione in partenza presso IPLE vi segnaliamo dal lunedì 24 settembre 2018 corso serale per muratore, intonaco e finiture. Da martedì 25 settembre aggiornamento per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio. Dal 26 settembre aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, segnaletica stradale, demolizioni. Per qualsiasi informazione e approfondimento su corsi e seminari si può consultare il sito di IPLE www.edili.com.